Buongiorno a tutti, buongiorno, un caloroso benvenuto ai nostri ospiti che introduco immediatamente. Gilliam Crampton Smith, chiederei di alzare la mano, Buongiorno. grazie. Franco De Benedetti, Barbara Ghella, Marco Zanini e Jan Christoph Zoes. Allora, piccola, nota sull'organizzazione di questo incontro. Allora, abbiamo previsto nell'ultimo quarto d'ora uno spazio per questions and answers. Quindi mi rivolgo a chi ci ascolta, preparate pure le domande che leggerò io ai relatori, ovviamente, alla fine. Allora, ringrazio la direttrice, del Circolo del Design Sara Fortunati per aver promosso questo evento, che anticipa di un paio di mesi l'apertura di una grande mostra sull'Interaction Design Institute presso i locali dello stesso circolo. Nelle prossime settimane arriveranno comunicazioni precise sul giorno dell'inaugurazione. Arriviamo al panel. Allora, questo panel intende mettere a fuoco un'esperienza didattica straordinaria nell'ambito del design, o meglio, dell'interaction design. Stiamo parlando della scuola dell'Interaction Design Institute, in particolare di Ivrea, un istituto di ricerca principalmente. Voglio sottolineare questa parola ricerca perché non era soltanto una scuola di specializzazione post laurea che erogava didattica, ma anche appunto un luogo di ricerca che aprirà nel mese di dicembre del 2000 e nel 2005 sarà incorporata poi nella Domus Academy a Milano e chiuderà poi l'anno successivo. È una scuola poco conosciuta in Italia, questo dobbiamo dirlo. Quasi de tu del tutto assente nei libri di storia del design, anche pubblicati recentemente. Gli amici co e colleghi Domitilla Dardi e Vanni Pasca, nel loro ultimo libro, che è il Manuale di Storia del Design, pubblicato nel 2019, ad esempio, dedicano poche righe al prodotto più rappresentativo della scuola, che è la scheda Arduino. E in quell'occasione viene citato l'istituto, poco altro, ecco. Esiste ora. Siamo arrivati a 20 anni esatti dall'avvio delle lezioni, appunto dell'Interaction Design Institute. Dicevo, esiste ora forse la distanza corretta per leggere i fenomeni criticamente e comprendere meglio proprio la portata culturale di questa istituzione. Proveremo a farlo naturalmente con i protagonisti di quell'avventura. Li presento telegraficamente. Allora, Gilliam Crampton Smith è stata direttrice della scuola. Ha fondato programmi di formazione sull'Interaction Design, scusate, a partire dal St. Martin School of Art di Londra fino al Royal College of Art. In particolare, ha fondato il Dipartimento di Computer Related Design. Poi ha creato anche un percorso di laurea magistrale in Interaction Design presso l'Università UAV di Venezia. Ha collaborato con moltissime aziende, tra queste Apple. Devo citare H Farm, IDEO, MIT Sensible City Lab e molte altre naturalmente. L'ingegner Franco De Benedetti, allora, nel 2000 assume la presidenza dell'Interaction Design Institute di Ivrea dopo averne contribuito alla progettazione e alla fondazione. Laurea in ingegneria elettronica e specializzazione in ingegneria nucleare al Politecnico di Torino, quindi da noi. Nel 78 entra in Olivetti come amministratore delegato e vi ricopre poi diversi incarichi per circa 14 anni. Dal 94, scusate, al 2006 è senatore della Repubblica Italiana per il Collegio di Torino. Nello stesso periodo collabora con molti quotidiani, in particolare La Stampa, Corriere della Sera, Sole 24 Ore. Barbara Ghella. Barbara Ghella era all'inizio proprio dell'esperienza Head of Research, quindi responsabile della ricerca presso l'Interaction Design Institute. Ha studiato architettura al Politecnico di Torino, ha studiato anche la Scuola Politecnica di Design a Milano, poi 6 anni di medicina, insomma un percorso biografico molto interessante. Poi nel 91 a Palo Alto incontra Bill Verplank e scopre, come dice lei in un'intervista, l'Interaction Design. Marco Zanini, arriviamo all'architetto Zanini, era allora Managing Director della Sozzas Associates e nel 1981 è uno dei membri fondatori di Memphis. Si è occupato del progetto di interni e del recupero di Casa Blu, come viene chiamata oggi, come viene chiamata da allora, il centro studi e esperienze progettato da Edoardo Vittoria, che oggi è anche sede dell'headquarter di Olivetti. È
Era allora membro proprio dello Steering Committee con Barbara Gella, John Takara, Bill Verplank e Gilliam Crampton Smith. Ultimo, ma non importante, speaker, Jan-Christoph Zoers, era allora professore associato presso l'Interaction Design Institute di Ivrea e partner di Experienza, questa società di design e comunicazione molto importante con sede a Torino, ma non solo a Torino, e lui è di origini tedesche. Ha vissuto per molti anni negli Stati Uniti, ha insegnato anche alla RISD, la Rhode Island School of Design, ed è stato anche senior designer presso la Sony. E presso l'Interaction Design Institute ha curato i famosi workshop Applied Dreams di innovazione aziendale. Sono insomma dei corsi che magari poi lei ci racconterà meglio. Allora, arriviamo un po' al dunque di questa tavola rotonda. Allora, sono tre i temi intorno ai quali vorrei concentrare il dibattito, li elenco rapidamente. Il primo, l'origine della scuola, quindi il contesto politico, economico e sociale di quel momento, il ruolo della società Olivetti, il ruolo di Telecom. Quindi questo è il primo argomento. Il secondo è, come dire, l'obiettivo formativo e il funzionamento dell'istituto. Che cos'era allora l'interaction design? Mi piacerebbe chiedere che cos'è l'interaction design oggi. Come funzionava la scuola? A quali modelli di didattica si guardava? Quale ricerca veniva sviluppata? Questo è il secondo tema, diciamo. Il terzo, e arrivo all'ultimo, è la legacy, cioè l'eredità della scuola. Che cosa rimane di quella scuola oggi, in Italia, ma anche all'estero? Qual è l'impatto quindi di questa istituzione? Ecco, questi sono un po' i tre argomenti. Siete cinque, quindi chiaramente non farò una domanda a testa, però mi viene da dire che parlando di origine della scuola, chiederei magari di iniziare proprio all'ingegnere De Benedetti. Buon Ingegnere, pomeriggio lascerei a a lei tutti. la parola. Buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Questa è un collocarla nel contesto in cui è nato, che è un contesto industriale. In modo particolare, bisogna ricordare il periodo, secondo me, glorioso, quando Telecom venne privatizzata e quindi passibile di essere scalata. Nel frattempo, dall'altra parte, Colaninno era stato fatto amministratore delegato dell'Olivetti in un momento estremamente difficile per l'azienda di Ivrea. Olivetti aveva vinto la gara per quella che è stata poi Omnitel, cioè il secondo operatore di telefonia mobile, e quindi a un certo punto a Colaninno viene in mente che poteva levereggiare su Omnitel e comprare Telecom. È stata una trattativa estremamente politicamente molto caricata politicamente, estremamente importante dal punto di vista dal punto di vista finanziario. E ci trovavamo la mattina in piazza Santo Storgio, vicino a Santo Eustachio, scusate, vicino al Senato, e lui mi raccontava come andavano i passi verso quella che sembrava un'operazione impossibile. Invece è riuscita. E Colaninno fa questa OPA, la prima OPA ostile che veniva fatta in Italia, e anche la più grande, credo, da sempre. E alla fine conquista la Telecom. Ben presto Colaninno viene in mente di dire: ma chi è che mi ha permesso di fare questa strada? Io avevo incominciato, lui aveva incominciato come una piccolissima aziendina che fabbricava filtri per automobili, e aveva fatto una carriera straordinaria, prima all'Olivetti, poi in Telecom. Dice: io voglio manifestare la mia riconoscenza alla città di Ivrea. E come posso farlo? Posso farlo facendo lui la chiamava la mia università.
voglio fare un'università che e lì si è incominciato con alcuni personaggi dell'Olivetti e del mondo esterno a pensare le cose più ovvie, cioè insegnare gli humanities agli ingegneri e tecnologia agli avvocati, insomma. Veniva a casa, ne parlavo con mia moglie che dice: no, guarda, questa cosa devi, io ho un'idea, interaction design. Lei era stata, come ricordato un momento fa, nell'aprile del 91, ho i due Bill Verplank e Bill Mortgage, David Kelly e così via, e sì, aveva anche una sua attività abbastanza vicina all'interaction design. E quindi convince prima me che questa era la cosa che doveva fare Colaninno e poi, cosa un pochino più difficile, da parte mia ho convinto Colaninno che questa e non quella che gli veniva proposta dai consulenti era la strada giusta, ma doveva fare una scuola di interaction design. E lui non aveva mai sentito, anch'io non ne avevo sentito parlare forse un anno prima, ma neanche lui non aveva mai sentito nominare che cosa la parola interaction design. L'ho convinto e ho incominciato a disegnare la struttura dell'azienda, cioè come sarebbe stata una associazione senza fine di lucro e la stesura dello statuto, perché io volevo a tutti i costi che la condizione era che questa azienda fosse economicamente autonoma, questa azienda vuol dire questa iniziativa fosse economicamente autonoma, che non dovesse andare a piangere ogni anno per avere dei soldi, perché era chiaro che non avendo nessuna entrata aveva solo delle spese. E quindi che bisognava che il socio desse una garanzia senza bisogno di totale per il fabbisogno finanziario necessario per 5 anni. E questo sono riuscito a ottenerlo, non è stato facile, ma sono riuscito a ottenerlo. E quindi siamo partiti per cercare di realizzarlo. E questo lo. E quindi in quel momento lì viene il problema di dire chi mettiamo a capo, e qui viene l'idea più brillante e più fortunata, che è quella di chiedere a Gillian di carico di direttrice di questa scuola, università, chiamatela come vuoi, e per fortuna di tutti, e credo anche per sua soddisfazione, la cosa è riuscita. Nel frattempo c'era stato, evidentemente, eravamo andati a San Francisco nel 99, era stato elaborato un progetto con Bill Mortgage, Bill Verplank, David Kelly, e da lì è venuto anche il suggerimento di rivolgersi a Gillian. Scegliamo l'edificio di Vittoria dove c'era inizialmente il centro ricerca dell'Olivetti, a cui abbiamo cambiato nome intitolandolo Adriano Olivetti, e nel giugno del 2000 le cose stanno avviandosi e a dicembre c'è l'inaugurazione. Adesso qui bisognerebbe parlare di cosa c'è stato in mezzo in questi 5 anni, ma se volete che dica subito come poi la cosa è andata avanti e come è finita. Che non era facile vendere questa idea. E io avrei voluto chiamare delle altre industrie a far parte a partecipare finanziariamente e avere una partecipazione anche azionaria nell'iniziativa. Mi ero accorto che Colaninno era un po' geloso di questa sua
questa sua creatura e in qualche modo la voleva tutta per sé e la voleva mantenere per sé finché non avesse avuto una non avesse dimostrato di poter camminare, non dico camminare sulle sue gambe, ma di avere un posto, un ruolo e un ricoprire un ruolo stabile e riconosciuto. Le cose sono andate avanti e qui qualcuno lo racconterà meglio di me che cosa ha fatto in quegli anni Interaction Design, finché sul lato, ho detto che questa è una storia industriale, perché veniamo all'altra parte. A un certo punto Colaninno è costretto a vendere perché ci problemi sostanzialmente di altri soci che si erano un po' spaventati della entità dei debiti che venivano accumulati in Telecom e quindi vende Olivetti e Telecom che viene comperata da Tronchetti Provera, dalla Pirelli di Tronchetti Provera. A questo punto nascono i problemi, perché? Perché i problemi sono sempre con i consulenti, perché Olivetti aveva già una cosa nominalmente analoga, diciamo, questa Domus Academy, che era, non so bene come era entrato in Olivetti. E naturalmente Tronchetti Provera era molto attento al problema finanziario, perché i debiti dell'insieme delle aziende, Pirelli, Telecom e Olivetti, era cospicuo e quindi andava alla ricerca di tutti i piccoli risparmi che si potevano fare. E qui entrano i consulenti, i quali dicono: tu hai bisogno di fare soldi, di risparmiare. C'hai un'azienda Olivetti a Ivrea, ce n'hai un'altra a Milano, fanno più o meno la stessa roba, mettiamoli insieme. E io ho dato l'anima per cercare di convincerli che erano due cose diverse e che se si univano insieme, in modo particolare, se si spostava Ivrea a Milano, dal momento che d'altra parte era abbastanza difficile dire di spostare Milano a Ivrea, soprattutto visto da un consulente, era una cosa che non aveva nessun senso, che se si fosse levato quel progetto dall'ambiente anche fisico, culturale, di legami anche con il passato che c'erano, che erano legati in qualche modo al design dell'Olivetti, ma soprattutto, ecco, che se si spostava quella cosa, secondo me straordinaria, che avevamo fatto, che avevano fatto, la cosa sarebbe finita e non, in niente. E ricordo i consigli di amministrazione della Pirelli in cui cercavo di convincerli di che questa era una cosa unica, preziosa, che andava lasciata, non coltivata, lasciata crescere. Bastava lasciarla crescere. Costava, certo, costava circa 5 milioni di euro l'anno. Non sono pochi, non sono neanche tanti. E comunque non sono riuscito a convincerli. E quando mi è stato comunicato che questa era la loro decisione, ero sicuro che la cosa sarebbe fallita, non volevo essere partecipe di un fallimento e ho dato le dimissioni. Vorrei ricordare solo una frase che ho riletto stamattina dell'annual report e dell'introduzione con la quale cercavo di spiegare a degli industriali che cosa era e perché c'era Interaction Design. La frase è: perché alcuni prodotti hanno successo e altri no? La pratica del design è una risposta a questa domanda. Mi sembra che sia, a tutt'oggi mi riconosco abbastanza in quella frase. Se non Grazie avete altro da ingegnere. chiedermi. Ti
testimonianza straordinaria, grazie, grazie mille. Io direi potremmo passare il microfono alla dottoressa Ghella, a Barbara Ghella, che è una figura chiave, ecco, è stata citata anche prima. Magari chiederei a Barbara di spiegare ancora alcuni passaggi proprio iniziali. Mi sembra che quello che io potevo dire sia stato già in qualche modo anticipato da Franco, quindi non mi dilungherei, mentre invece lascerei spazio al racconto delle attività della scuola, che sono sicuramente la cosa più interessante. Va bene, torniamo poi dopo. Torniamo dopo. Gilliam Crampton Smith era la direttrice della scuola, quindi magari chiederei a lei appunto di fare un po' il punto su quella, scusate il bisticcio di parole, su quella che era proprio, su quello che era l'obiettivo formativo, appunto era come era organizzata la scuola, eccetera. Grazie. Sì. Avevamo l'idea di costruire sulla mia esperienza al Royal College of Art, dove avevo un programma di 30 studenti che facevano interaction design. E anche lì era una cosa un po' strana. In quest'epoca, in 2000, c'erano non tanti che facevano interaction design. All'Apple ovviamente era molto forte. C'erano alcune scuole, Carnegie Mellon, alcune in Germania, che insegnava questa nuova disciplina. Ma l'idea di fare un istituto, una struttura totalmente orientata all'interaction design era molto, molto nuovo e io ero molto contenta con questa idea. Al Royal College avevo un programma di insegnamento, ma anche supporto di aziende che erano interessati a ricerca, a progetti di ricerca fatto da designer, non da psicologi o informatici. E questa è la cosa che è diversa, secondo me, che prima la progettazione dei dispositivi, del software digitali erano nelle mani degli informatici, perché il problema era di far funzionare il computer. Pian piano c'era abbastanza spazio per pensare di come si poteva farlo più facile da usare. E anche come dice Vitruvius, farlo bello, stabile e utile. E questa era la cosa che abbiamo cominciato a fare e che abbiamo spostato a Ivrea, perché l'idea di Adriano Olivetti della umanizzazione di tecnologia era molto vicino al mio interesse. E abbiamo con Tim Brown di IDEO, lo studio di San Francisco, abbiamo steso un'idea del contenuto formativo. Ma anche l'importanza della ricerca anche per aumentare l'esperienza degli studenti. E a Ivrea abbiamo voluto avere tre parti dell'istituto. Il primo, la formazione. Il secondo, progetti di ricerca.
progetti spesso in connessione con delle aziende, ma non progetti come si fa uno studio di design normalmente, ma pensando come potrebbe essere il futuro. E questo è una cosa che si può fare in una struttura di ricerca, che qualche volta è difficile fare in uno studio di design. C'è più spazio per gli studenti di, dicevamo, entertain the outrageous, pensare dei dei strani, matti, perché fra cosa che esiste adesso e le cose strane, fantasie, in questo spazio ci sono dei dei che sono fattibili, ma anche sono nuovi e non sono passi da quello che esiste adesso. E abbiamo fatto queste tre parti dell'istituto. Era basato Questo. su le idee, le teorie inglesi del arts and crafts, learning by doing, ma anche quelli del Bauhaus, perché quasi tutte le scuole di arte e design in Inghilterra a quest'epoca erano basate sulle idee della Bauhaus. E queste due cose sono state molto importanti. E i progetti erano focalizzati su la vita quotidiana della gente normale. E questo sarebbe, può darsi, per lavoro, per intrattenimento e per comunicazione uno con l'altro. La formazione era costruita in 2 anni. Il primo anno era tanto insegnamento e abbiamo insegnato l'interazione grafico, l'interazione fisico con oggetti digitali, service design, e poi il quarto era un progetto di sorpresa, perché se tu fai il piano di un anno o di più per gli studenti, tu non sai cosa si capita nella tecnologia, nella società durante un anno o 2 anni. E allora abbiamo sempre lasciato spazio per to seize the moment. E la maggior parte del lavoro degli studenti erano su progetti, ma c'erano anche una gamma molto ricca di lezioni, workshop sul contesto culturale, il contesto tecnologico, il contesto di business. Gli studenti sono andati in giro a visitare aziende italiane e anche all'estero. E credo che questo, spero, vi dà un'idea della struttura dell'istituto. Io non parlerò tanto della parte ricerca e progetti, e può darsi Barbara o Gian Christophe possono
parli di più di Certo. questo. Grazie, Guillaume. Adesso passo sempre il nostro microfono virtuale invece a Marco Zanini, architetto Zanini, visto che insomma, è una figura piuttosto importante nell'interaction design, e quindi un commento un po' intanto sull'avvio dei lavori, le chiederei anche magari due parole sul chiamiamolo restauro, sul progetto di interni proprio di Casa Blu. Grazie. L'edificio di Edoardo Vittorio era molto bello, quindi non è stato difficile lavorarci perché volevamo rispettarlo il più possibile. E quella scuola lì era comunque una scuola molto flessibile in tutti i sensi. Abbiamo fatto degli esperimenti di arredo, diciamo, che sono andati poi evolvendo nel tempo, come è logico che sia, ma il miglior posto per fare questo tipo di cose è un capannone, dove uno fa quello che vuole. Io vorrei parlare dei tre temi che lei ha indicato. Io vorrei parlare del legacy. Primo, perché oltre a essere passati 20 anni, che giustamente è una prospettiva che aiuta a parlare del legacy, io ho un vantaggio addizionale che ormai da 15 anni vivo a Rio de Janeiro, quindi ho anche una distanza, diciamo, fisica con queste cose. E il legacy mi sembra che in ogni caso è stata un'esperienza positiva, che ha prodotto cose molto intangibili che sono idee, educazione, esperimenti, fallimenti che sono importanti. E che ha, diciamo, come spesso è successo nella storia italiana, ha pagato con soldi italiani la formazione di molta gente che poi è andata a lavorare ad arricchire soprattutto aziende fuori dall'Italia. A suo tempo, quando è nata, Interaction Design Ivrea era incredibilmente avanzata. In quegli anni lì si diceva che c'erano nel mondo 30-40 interaction designer, e io mi ricordo che in quegli anni lì a Ivrea si parlava della Samsung che voleva creare un gruppo con 100 interaction designers che non esistevano in tutto il mondo. Sembrava una cosa fantascienza. Credo che oggi siano 5.000, probabilmente in Cina saranno 500.000. Quindi il mondo è cambiato molto velocemente. Ivrea era molto Interaction Design Ivrea, che io sempre chiamo Ivrea, era incredibilmente all'avanguardia, incredibilmente avanzata per i suoi tempi. E io credo che ci sia da imparare da quello che è successo. Nel solco di altre cose che sono successe a Ivrea, c'è una storia molto lunga. Enrico Fermi, premio Nobel di fisica, nei primi anni 50 aveva suggerito a Adriano Olivetti di contrattare Mario Chu, che era un cinese nato a Roma, che è stato poi il fondatore dell'informatica italiana a Pisa. E dicono, io non l'ho mai conosciuto, ovviamente è morto quando io ero bambino, ma è morto a Santhià in un incidente, ma dicono che era una specie di Steve Jobs degli anni 50. Poi c'è stato Perotto che ha fatto il P101 nel 64, che era il primo mini computer. La Olivetti era la più bella azienda del mondo in termini di design industriale negli anni 60 e 70. Interaction Ivrea forse è una cosa molto più piccola, ma era altrettanto innovativa in quell'epoca lì. E quindi forse da questa storia di
di invenzioni e di personaggi geniali e di essere incredibilmente avanti prima di tutti gli altri e poi non riuscire a concretizzare come invece riescono gli americani molto bene a fare, c'è qualcosa da imparare. L'ultimo punto è io ricordo que di questa esperienza, ricordo un inizio con la leggerezza di Italo Calvino e la velocità della California, cioè una cosa che esplose in pochissimi mesi, meno di 12 mesi, da zero fino a inaugurare il posto. Un periodo in cui ha prodotto molte cose e molta gente che poi è andata in giro per il mondo a lavorare nei posti giusti, chiusa da un capitalismo nazionale che secondo me, guardandolo soprattutto da fuori, in realtà odia l'innovazione. Per me uno dei sogni di quando si faceva interaction design era quello di fare una cosa che qua non si fa molto, che era quello di mettere l'utente al centro della storia, cioè interaction design è una disciplina che parte dall'idea che al centro ci sia l'utente, ci sia la persona che usa questa tecnologia e che la tecnologia sia fatta per la persona e non per i tecnologi come erano gli informatici molti anni fa. Purtroppo, secondo me, anche quello lì è un fallimento, nel senso che l'Italia odia l'utente, l'Italia adora le istituzioni, il potere delle istituzioni, delle imprese, delle corporazioni, della burocrazia, di tutto, ma l'utente non è molto importante nel nostro paese e credo che alla fine questo sia anche uno dei motivi per cui tutti questi ragazzi che sono stati creati lì poi vanno a lavorare alla Samsung, alla Apple, alla Google, in altri posti e poco rimanga qua. Questo Grazie. più o meno è il mio ricordo di questa avventura che è stata molto bella, molto divertente, molto allegra. Grazie architetto. Chiederei a Jan Christophe, ecco, visto che abbiamo parlato di no, poco di fallimenti e soprattutto di grandi innovazioni, se puoi raccontarci anche un po' il tuo punto di vista appunto sulla legacy, ecco. Grazie. Grazie, grazie. Interaction Euphoria è stato veramente un pioniere nella educazione al design in tutto il mondo, come un po' del un digital Bauhaus. Strumenti come Processing in Arduino sono ora utilizzati nelle scuole del design ovunque. L'istituto ha sistematizzato la collaborazione tra design, studi sociali, business e tecnologia, modellando il design thinking e doing e anticipando i tempi. I workshop Applied Dreams hanno promosso successi del design agile, sviluppo dei concetti di una settimana, prototipazione di una seconda e test con persone reali. I suoi alumni danno forma alla trasformazione digitale a livello globale. Interaction Euphoria ha attirato circa 120 studenti e ricercatori da tutto il mondo, molti dei quali sono diventati leader alle aziende oggi come Apple, Facebook, Google, Microsoft, Volvo. Ma anche alle presso istituzioni educative, come Copenhagen Institute of Interaction Design, Domus Academy, Syracuse University, UCLA o University of the Andes in Bogota. Ma anche presso organizzazioni non
no profit, come Amnesty International or Institute of the Future, startup, entrepreneuriale, come Cute Circus, Circuits, Experientia, Fluid Time or Todo. Interaction in Design Ivrea anche ha portato direttamente alla creazione di una serie di società focalizzata al Interaction Design e Service Design a Torino, in particolare la mia Experientia Todo. Altri grandi esempi della questo impatto sono Calorato Associati, Fiat UX Team, The Links Foundation, Social Fair, The Service Design Team of Intesa San Paolo, Reply and anche molte studi di design più giovani. Durante questa mostra al prossimo anno, noi vogliamo mostrerà come i suoi studenti cambiato la nostra comprensione, l'insegnamento, anche la pratica del design, l'esperienza degli utenti come Marco ha esplicato e i servizi in tutto il mondo. Una elaborazione, ma anche una discussione del fallimento della questa periodo. Grazie Jean Christophe. E passerei adesso alla ricerca. Barbara Ghella, come Head of Research, ecco, e voglia di No, no, spiegarci. della ricerca è meglio se parla Jean Christophe, che ha seguito Allora, Jean Borghini. Christophe, infatti, io direi se puoi parlarci anche di questi Applied Dreams, trovo affascinante anche solo il titolo di questi workshop. Ah sì, Jean Christophe hai più. Durante Grazie. Jean Christophe, prego. grazie. Applied Dreams, questo la Innovation Workshops molto agile in collaborazione con grandi aziende come Telecom Italia, come FCA o Fiat, Nokia, Samsung, tante le altre durante questa periodo. Noi abbiamo lavorato con Trenitalia, con l'idea del problema della infrastruttura, del ritardo più continuato al nostro settore della mobilità, con Fiat un grande progetto con la idea di una macchina, anche una mobilità più sostenibile, ma anche più convivial, una macchina della comunicazione, non solamente della alta voce, ma anche delle interazioni con le telefonie, eccetera, delle contenuti più digitali. Con Nokia noi abbiamo sviluppato nuove idee delle interazioni e servizi digitali e mobile. Per esempio, con Telecom Italia noi abbiamo anche inventato un servizio più simile come TikTok, no, not TikTok, l'applicazione cinese per le telefonini con il video, 15 minuti, 15 secondi del video o 6 secondi del video insieme con una storia più speciale. So, tante di queste attività più interessanti, più della ricerca agile, non ha lavorato tradizionalmente alle aziende, non durante 2 settimane un concetto, anche una prototipazione. Questo è speciale. Veramente l'idea del design agile anticipato al Interaction Ivrea. Certo. Ecco, tornando all'edificio, quindi alla scuola, c'è una parte collegata alla scuola che era Talpogna. Ecco, Talpogna faceva parte, credo, proprio anche della scuola, nel senso che lì dormivano, credo, i ragazzi, forse anche i professori. È Professore. corretto? Ci potete Sì.
i professori, ecco, gli studenti invece dove alloggiavano, dove stavano? A Ivrea? No, anche lì noi eravamo tutti lì. Ah, lì, ah, che bello. Ecco, e quindi com'era, ecco, la vita all'interno di Talpogna? Perché insomma è un altro edificio, un'altra architettura mitica, ecco, di Ivrea. Quindi insomma, immaginarvi, poi in realtà è tutto molto vicino, perché l'Interaction Design Institute, la sede era praticamente su via Jervis e poi subito lì c'era Talpogna, ecco, quindi eravate studenti e docenti tutti insieme. Era bellissimo, perché la forma dell'edificio in questo arco, tu senti vicino ai vicini, ma non troppo, perché non si può vedere dentro un appartamento di un altro. E era molto bello. E anche c'era questo prato nel mezzo, dove poteva uscire durante l'estate. No, veramente, veramente bello. Ecco, Un aeroporto e un monastero. Sì, esatto. esatto. Interaction Allora. Ivrea funziona come un monastero, ma anche un aeroporto. Aeroporto per tanti ricercatori, theoristi del mondo, il monastero per noi, anche le nostre studenti a Ifrea. Sì. Certo. Allora, intanto vado un secondo nella chat per controllare un po' le domande. Vedo che ce n'è una della collega Elena Formia. Buongiorno, grazie per l'iniziativa. La prima domanda riguarda la natura della mostra citata in apertura. Quindi, Jan Christophe, magari questa domanda è rivolta a te. Gli obiettivi, i curatori, la struttura. Quindi, se puoi anticipare qualcosa. In secondo luogo, mi interesserebbe Grazie. capire meglio quali fossero, se presenti, le matrici culturali rispetto al contesto italiano. Grazie. Quindi, due domande, un focus sulla mostra che aprirà tra poco, tra qualche mese, al Circolo del Design, e quindi obiettivi, curatori e struttura, e la seconda invece riguarda le matrici culturali dell'Interaction Design, però in Italia, nel contesto italiano. Grazie. La mostra, il nome della mostra facile come un budget easy as it is, questa è la intenzione anche dell'Interaction Ivrea, questa è una mostra per 5-6 mesi al prossimo anno, noi speriamo iniziamo questa mostra al marzo, aprile, con 7 moduli, un po' della idea della intenzione dell'Interaction Ivrea, al secondo alla visione, anche la storia, perché Olivetti, come spiegato con Marco, è veramente importante la storia, non solamente della Elea, del programma 101, anche dell'idea dell'interfaccia del Miranda e King. Durante gli anni 70, più avanzata come al settore mondiale durante questo periodo. Noi vogliamo spiegare questo modulo della storia e visione, della relazione alla comunità, a Olivetti, alle altre ispirazioni del mondiale. Il terzo, una timeline, una spiegazione un po' come Interaction Ivrea ha partecipato a questo discorso con il mondo durante gli anni iniziata Facebook, YouTube, Twitter, tutte queste aziende. Il design italiano è molto importante al settore delle mobili, anche della fashion, ma non al settore della interaction o dei prodotti digitali. Le nostre studenti hanno lavorato per iniziare o per disegnare con un spirito italiano, ma una idea una interazione digitale più anglosassoni. Il quarto parte della questa mostra decide sempre designer dell'interazione,
Deci grande alumni spiegate da sui datori, loro percorso professionale, anche le sfide che affrontano oggi. Il modulo numero 5, le nuove idee delle nuove giovani studenti, il sesto, l'idea dell'impatto locale, in questo momento il circolo del design noi collezionava le progetti importanti di questi 20 anni al settore dell'interaction, UX, service design, digital marketing, per spiegare un po' l'impatto dell'interaction Ifrea. Fine, un epilogo, perché solamente 5 anni dell'Interaction Ifrea con un outlook positivo. Grazie Jan Christophe. Prego. Intanto c'è la chat aperta, se volete fare domande, io le leggerò ai relatori. E chiederei, in realtà non so chi, io rivolgo questa domanda a tutti e cinque, qual era il rapporto con le università pubbliche, per esempio Politecnico di Torino, con il Politecnico di Milano, con le altre grandi università, anche internazionali, ecco, se c'era. No, forse se mi permette Sì, dovrei prego, dire ingegnere, certo. l'idea originaria è che questa è un'iniziativa industriale di un'industria che capiva tanto più, ed era tanto più logico quando dalle macchine per scrivere e dai computer portatili si passava alle telecomunicazioni, cioè con l'acquisto da parte dell'Olivetti, intanto con la telefonia mobile che è stato l'inizio, e poi tutto quello che è venuto dopo. Allora io credo che questo, se si perde di vista che questo è il nesso, e da un lato, e dall'altro lato la mia preoccupazione dell'indipendenza finanziaria. Quello che è mancato, per carità, non sono assolutamente d'accordo ovviamente con le paradossali affermazioni di Marco Zanini che l'Italia odi l'innovazione e che l'Italia odi l'utente, quando, un po' strano dire che odia l'utente quando l'Italia è il paese della moda, del cibo, dei mobili e così via, insomma. Quindi non mi sembra. No, più che altro il problema è un problema, la mancanza della cultura finanziaria e della struttura finanziaria. Perché Silicon Valley in piedi per la struttura finanziaria che si è creata intorno a Silicon Valley. Questo in Italia mancava, forse manca ancora adesso, ma comunque questo era l'essenziale. E io avevo però esagero un po', avevo la paura che se fosse entrata un'università, sarebbe incominciata la solita discussione sui soldi. Io volevo che l'istituto fosse autonomo e libero per 5 anni. È durato 5 anni perché 5 anni erano i soldi che io avevo ottenuto. Chiaro. E quindi per carità, adesso rimpiango, ma sapete, con gli anni, ex post è sempre facile sapere che cosa si sarebbe dovuto fare. Probabilmente se io avessi chiesto, tanto per citare solo il padrone di casa, alla Fondazione San Paolo di intervenire, ex post mi dicono: ma perché non l'hai chiesto? Ti avremmo dato quello che volevi. Sì, ex post sicuramente è così. In quel momento io ho ritenuto che solo un rapporto con l'industria sarebbe stato culturalmente necessario a Interaction Design e che solo quest'idea che fosse importante per un'industria poteva dare
dare l'autonomia economica all'azienda. C'entra un po' anche che io in quegli anni facevo senatore e sapevo che tutti gli anni bisognava andare, le aziende devono, di Stato e altre devono andare a pregare, spera, di avere che il finanziamento, che i soldi assegnati fossero realmente erogati. E quindi volevo che l'azienda fosse libera da queste preoccupazioni, che queste me le dovevo prendere io, risolverlo io, e che Interaction Design potesse perseguire i suoi obiettivi. Grazie, grazie ingegnere, molto chiaro. Una storia industriale, in effetti l'ha detto bene, benissimo, anche nel primo intervento. Allora, ci sono ancora due domande, anzi un paio di domande. La prima, qualche accenno ad Arduino e, qui dice Branzi, ma credo che sia Massimo Banzi Banzi. forse. Sì, e poi, sì, prego, comincerei da questo, non so, Arduino. E aggiungerei anche Barragan, forse, se parliamo di Arduino, ecco. Chi ha Io voglia? direi Sì. che le due cose che sono il legacy più importanti, uno sono gli studenti e i meme che circolano tramite loro, e l'altra cosa è Arduino, che essendo open source, è un piccolo scheda che aiuta a tutti a fare prototipi molto veloci. Questo ha cambiato la possibilità di progettare, capire velocemente se un'idea andrà bene o no. E secondo me questo è un cosa molto molto importante, è la cosa che Ivrea ha dato al mondo, e io Sì. Grazie. sono contento. Da ex studente di Ivrea, rimasto a Torino, e tante volte si è detto peccato non esista più, una provocazione. Potrebbe rinascere oggi l'Interaction Design Institute di nuovo a Ivrea? Questa è una bellissima domanda. Ci sono, secondo voi, le condizioni oggi per ricreare una scuola come quella di 20 anni fa, o magari una versione 5.0? Ci vuole un'industria, come ha detto Franco, cioè questa era una storia che nasceva su un'industria e con un'industria, e se manca l'industria, non credo che ci sia molta speranza che possa rinascere. Chiarissimo. Adesso è più facile, sarebbe più facile perché tanta gente capisce cos'è l'interaction design. E nell'anno 2000 quasi nessuno lo capiva, e questo lo farebbe molto più facile oggi che 20 anni fa. Chiaro. Io penso noi abbiamo una necessità per una iniziativa più grande. Ursula von der Leyen ha spiegato la necessità per un nuovo Bauhaus, per cambiare le nostre comportamentali, la nostra situazione della società. Io spero tema della sostenibilità, dell'energy, della climate change più importante, come tutti questi aspetti del systemic design, dell'interaction design, service design, tutte delle questi lavorando insieme per contribuire un mondo più sostenibile. Questo io penso è la visione per la futura. Io vi ringrazio tantissimo, ringrazio tutti i relatori, Gillian Crampton-Smith, Franco De Benedetti, Barbara Ghella, Marco Zanini, Jan-Christoph Zoes, e
Niente, sono le 15 esatte, come sapete questo è un canale, quindi tra poco spengono la luce. E niente, mi invitiamo tutti al Circolo del Design a vedere la mostra nei primi mesi del 2021. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie. Grazie a te. Ciao ciao. Bye. Ciao. Ciao.